un po' di tempo che non ci vedevamo. Ciao! Oggi vi volevo parlare di alcune serie TV, alcuni libri che mi sono piaciute particolarmente nell'ultimo periodo e che volevo consigliarvi. Partiamo dalle serie TV perché, come sapete, io sono un'amante sfegatata delle serie TV e da quando ho Netflix, Amazon Prime e tutta questa roba qui sono diventata ancora più vittima di questo problema che è la dipendenza da serie televisive. Tra l'altro, adesso che puoi fare binge watching, quindi te le puoi guardare tutte insieme, per me è diventato un dramma andare a dormire la sera, perché chiaramente finisce una, sai che un'altra è lì pronta ad aspettarti. È problematico. Comunque, la prima serie di cui vi volevo parlare è Narcos. Narcos è una serie di Netflix, una produzione originale di Netflix che ho visto a dicembre e mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuta per una serie di motivi. Il primo motivo è che è una docufiction, quindi è basata su una storia reale, che è la storia del boss della droga, Pablo Escobar, il cartello colombiano con cui due poliziotti, tra cui uno americano, ingaggiarono una lotta senza esclusione di colpi per la sua cattura negli anni 70. È interessante per vari motivi. Il primo è che la storia è veramente avvincente, perché è una storia vera, però di poliziotti e malviventi, che ha dell'incredibile, perché veramente succede di tutto in questa serie, e con la disponibilità di soldi che ha un boss del cartello della droga potete immaginare gli escamotage che inventa per sfuggire alla sua cattura, nonché la corruzione, nonché la difficoltà di essere in Colombia, eccetera eccetera. Un'altra cosa interessante è la regia mi è piaciuta tantissimo, perché ha saputo mixare in modo perfetto questo mantenere un equilibrio tra appunto le scene reali e le scene invece di fiction. E il terzo motivo è il cast. Il cast mi è piaciuto particolarmente perché c'è uno dei miei attori preferiti, che è Pedro Pascal, che fa il poliziotto Javier Peña. Il cast quindi è stato scelto benissimo, e tra l'altro mi piace il modo in cui questi attori degenerano nel corso della serie, ovvero li incontriamo all'inizio della serie e sono in qualche modo pulitini, composti, alla fine della serie sono devastati. Cioè c'è Pablo Escobar che ha messo su una panza che non ve la racconto, ha una faccia distrutta, un uomo disperato. È fatta molto bene, sicuramente è una di quelle serie che guardi con grande piacere e soprattutto dalle quali non ti riesci a staccare. Quindi Narcos, ricordatevelo, fatemi sapere se l'avete visto o se lo vedrete, fatemi poi avere i vostri commenti. La seconda serie di cui vorrei parlarvi è una serie un po' è a casa si anima quando io giro i video. Hai finito? Ok, non lo so, adesso inizierà a parlare il frigo, 70.000 tanto, va bene. E dunque, l'altra serie di cui volevo parlarvi è Sherlock. Sherlock è una serie che gira da un po', e infatti è stata realizzata diversi anni fa, e chiaramente è una produzione inglese. Il protagonista è il famoso, ormai famoso, Benedict Cumberbatch, che ogni volta che vedo il suo cognome mi viene da dire Cucumberbatch. Cucumber vuol dire cetriolo, tra l'altro in inglese, ma va bene così. Ed è appunto la storia di Sherlock Holmes, però riportata ai giorni nostri. In questa serie Sherlock Holmes non è un detective molto capace, è a tutti gli effetti un sociopatico geniale. Lui si definisce in inglese high functioning sociopath, è un sociopatico molto altamente funzionante, no? Non so in italiano come lo dice, non ne ho idea. E racconta del suo legame con John Watson, che è appunto Watson, elementare Watson. Tra l'altro Watson è l'attore del Signore degli Anelli, che in questo momento mi era anche andata a rileggere come si chiama, non me lo ricordo, ve lo metterò qui tipo in sovraimpressione dopo. Ma comunque è quello col naso a patata che fa fa lo Hobbit, è lo Hobbit, è lui,
Cosa mi piace di questa serie? Innanzitutto che è ambientata a Londra, quindi ci sono delle atmosfere molto molto inglesi, Londra si vede tantissimo, i luoghi in cui è ambientata sono luoghi in cui, che io frequento, ed è una serie molto british, ha questo humor abbastanza understated, mai sopra le righe in nessun modo, ed è scritta molto bene. La cosa che forse non mi è piaciuta, però denota che la serie di qualche anno fa, è la grafica, perché ci sono delle soluzioni di regia, delle inquadrature, dei passaggi e delle grafiche che sono un po' datate, un pochino, non tantissimo, però magari se avete un occhio allenato alle serie come me, molto troppo allenato, quando lo vedrete, se lo vedrete, capirete cosa intendo. A parte quello, è veramente una serie carina. È una sorta di... Ora non vorrei fare paragoni azzardati, però un commissario Montalbano sotto steroidi inglese, nel senso che è piacevole, cioè proprio una serata tranquilla, non è di quelle serie, oddio, che ti lascia col cuore in gola, col fiato sospeso, a parte qualche episodio, ma... E poi questa musichetta di sottofondo che alleggerisce tutto il tono della serie, quindi è una serie che si prende poco sul serio e quindi per questo è molto molto carina. E poi devo dire che a me non piaceva Benedict Cumberbatch, però ora che ho visto Sherlock capisco quelle che lo apprezzano. Non è il mio tipo, ma le capisco, vi capisco. Passiamo ai libri. I libri ce li ho fisicamente, incredibile. Allora, il primo libro di cui voglio parlare è Room di Emma Donoghue. Raga, non lo so pronunciare, sto cognome. Va bene, Donoghue, non lo so. Emma ha scritto questo libro bellissimo ed è un libro che vi consiglio di leggere se siete mamme, ma anche se non siete mamme. Parla della potenza della vita, della voglia che abbiamo di sopravvivere in qualunque circostanza e dell'amore materno, ma ne parla in un modo unico, perché le condizioni in cui mette i suoi protagonisti sono assolutamente il massimo della condizione di reclusione, di mancanza di libertà e di mancanza di scelta che si possa avere, perché la protagonista è una ragazza che viene, questo non è uno spoiler perché nei primi capitoli se ne parla, è una ragazza che viene rapita da un uomo. Questa ragazza ha un bambino mentre è in prigionia, insomma, mentre è in trappola, e questo libro racconta la vita della madre e di questo bambino che inizia e finisce tutta in una stanza, perché loro non escono mai, non hanno il permesso di uscire mai, chiaramente è tutto chiuso a doppia mandata, lo scritti codice eccetera eccetera, non ci sono vie di fuga, ed è incredibile perché questa madre fa credere a suo figlio Jack che questa stanza sia il mondo, che al di fuori di questa stanza ci sia lo spazio cosmico, che non ci sia nulla, non si possa uscire semplicemente perché non c'è nulla. Tutto quello che arriva, che viene portato da questo carceriere che loro chiamano Old Nick, viene da altri pianeti, tra virgolette, e quindi creano il loro mondo lì, e i loro giochi, i loro rituali, la loro attività fisica, i loro momenti seri, tutto con le pochissime risorse a disposizione, perché chiaramente tutto è razionato, tutto viene assolutamente controllato da Old Nick. Ed è un libro fantastico, e adesso è uscito anche il film, tra l'altro, quindi ok, è già uscito, in Italia esce adesso a fine febbraio, mi sembra, a metà fine febbraio, vi scrivo qua sotto la data esatta, e voglio tantissimo andarlo a vedere. Tra l'altro i due protagonisti, sia lei che si chiama Brie Larson, l'attrice che fa Ma, Joy si chiama la ragazza, però il bambino la chiama sempre Ma, e quindi nel libro è chiamata Ma, non c'è mai il suo nome, e questo bambino che si chiama Jacob Tremblay, che fa invece Jack, sono entrambi, pare, in odore, potrebbero essere in odore di Oscar. Io glielo auguro fortemente, perché sono veramente, ho visto i trailer, mi ha colpito molto, esattamente come mi immaginavo il libro, e deve essere un film molto toccante. Il libro è meraviglioso, se riuscite leggetelo. L'altro libro di cui vi vorrei parlare in realtà è una trilogia, cioè io ho letto questo per ultimo, che è il libro di Christopher, ho letto anche il libro di Julian, che è il secondo, il primo è Wonder, che non so se avete letto, anche di questo ne ho parlato sul blog. In realtà è un libro per ragazzi, però è un libro molto particolare, scritto in un modo molto bello, parla di un ragazzino delle scuole medie
che è nato con una deformazione facciale e parla di come si inserisce nella vita normale, nella società, come si fa amici, come reagisce al bullismo, com'è la vita di una persona dall'aspetto molto molto particolare e a volte spaventoso per dei ragazzi. E nel primo libro era August, era il protagonista a parlare, Wander, ed è probabilmente il più bello dei tre, però mi è piaciuto molto anche come ha proseguito, perché l'autrice R.J. Palacio, che è una donna, anche se Palacio io ho sempre pensato un uomo, chissà perché, è una donna, e ha scritto poi delle piccole storie dal punto di vista di ognuno dei personaggi secondari, come a voler dire, guardate che sì, c'è il bullo che si è comportato male, c'è l'amico che ha tradito, c'è la ragazza che ha voltato le spalle, c'è quest'altra persona che era in questa situazione, ma siamo tutti umani e ognuno ha i suoi motivi per agire nella maniera in cui agisce, quindi facciamo un passo indietro e cerchiamo di metterci nei panni di questi protagonisti, di capire perché è successo questo. Quindi c'è stato il libro di Julian, che è il bullo che prendeva in giro August, è un libro sulla paura. È un libro sulla paura del diverso, è un libro sulla paura di avere paura. E poi c'è quest'altro libro, che è l'ultimo che ho letto, che è il libro di Christopher. Christopher era il miglior amico d'infanzia di August e a un certo punto le loro strade si dividono e loro si separano. Ed è un libro sulla responsabilità, sulle colpe che ci diamo, sull'amicizia, su quanto in realtà siamo disposti a sacrificare per essere lì per un amico. Queste erano le serie TV e i libri che mi sono piaciuti a gennaio. Se vi è piaciuta lasciate un commento, mettete un like, fatemi sapere cosa state guardando, cosa state leggendo, se c'è qualche serie o qualche libro che mi consigliate in particolare. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.